questa maglia fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. E non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chilli C, non rumben un cazzo a KTVCB. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Manuel, ciao Cristian, ciao Giacomo. Siamo a pochi secondi dalla fine della partita di Catania del Cibali. Non c'è stato il clamoroso al Cibali, però mi sembra evidente che abbiamo tenuto noi in mano la partita, almeno quella che abbiamo visto noi. Poi il telecronista lì di Sporttube vedeva altre cose e quindi non ha potuto seguirlo, ci dispiace per lui, forse anche lì ha avuto dei disturbi, delle problematiche. Io vorrei fare parlare direttamente voi. Chi comincia? Comincia Cristian? No, cominciamo con Giacomo, dai, ho capito. Cominciamo con Giacomo. Vai Giacomo, no, Cristian, dopo. Dai, vai Giacomo. Io quando giochiamo così fuori casa sono soddisfatto, perché vabbè, mi sembra che la sfortuna non ci sia stata, anzi abbiamo giocato bene. Abbiamo portato palla, ho visto anche un maggior gioco, forse con le squadre così riusciamo meglio, non lo so, a centrocampo, a fluidificare di più, ho visto più azioni, anche se all'inizio mi pare di aver capito che abbiamo dovuto fare a meno di Angelo, che è un giocatore che io stimo molto, abbiamo trovato comunque un sostituto e il Foggia ha mantenuto bene o male una certa stabilità, anzi ha continuato a giocare bene. Credo che il primo tempo sia innegabile, cioè il primo tempo sia stato, diciamo, un Foggia strepitoso. Meritavamo sicuramente di concretizzare quelle azioni che ci sono arrivate così naturalmente, però non siamo stati in grado di concretizzarle, un po' per problemi forse ancora di schemi o di giocatori, non ho idea. Fatto sta che comunque quando giochiamo fuori casa, cioè ci sta che imponiamo noi il gioco in questo modo, in questa maniera. E non credo che abbiamo mai subito il Catania, se non forse in brevi periodi del secondo tempo, dovuti sicuramente alla stanchezza e comunque alla voglia del Catania di scattarsi, visto che il Catania non riesce a vincere in casa da parecchio, mi pare di aver capito. Quindi comunque con i fischi del proprio tifo e quant'altro, ovvio che il Catania abbia giocato col sangue agli occhi, nonostante questo noi siamo riusciti a bloccarlo. Quindi da questo punto di vista io sono soddisfatto. Manca ancora qualcosa, dal mio personale punto di vista manca ancora qualcosa lì avanti, però per il resto sono contento. Quando giochiamo fuori casa e strappiamo i punti così alle grandi squadre favorite del girone fuori casa, a me sta bene, cioè, non ho niente da criticare a questo Foggia. Anzi, complimenti ragazzi, complimenti davvero. Certo, rammarico per non aver potuto concretizzare qualche azione, cioè rimane, ma va bene così. Ok. Giacomo, vediamo tu che dici, insomma. Senti, ti faccio una domanda. La partita con un po' di peripezie per il nuovo sito l'abbiamo vista tutti quanti. Il Foggia ha sempre mantenuto il pallino della gara. La gara l'abbiamo fatta noi e loro andavano in contropiede quando ci riuscivano. Sicuramente hanno una squadra con giocatori di una categoria diversa. Ma il gioco del Foggia di oggi quanto era diverso da quello di domenica scorsa? Secondo me abbiamo dominato oggi come domenica scorsa, con la differenza che domenica scorsa abbiamo costruito una quantità di occasioni da gol innumerevoli, diciamo, mentre questa oggi purtroppo
nonostante abbiamo mantenuto per tutta la partita il possesso di palla, ne abbiamo fatti giocare, veramente si difendevano come il peggior Marcianise. Però cioè il loro portiere non ha toccato un pallone e questo mi dispiace. Poi ci sono due chiavi di lettura, diciamo, quella razionale in cui dici va bene, abbiamo preso un punto a Catania ed è buono, quella di pancia che dice che comunque nelle ultime tre partite abbiamo fatto 2 punti e Sì. se va bene il pareggio a Catania devi vincere col Monopoli e magari strappare pure 3 punti a Ischia. Sì. Quindi diciamo non sono neanche soddisfatto, nel senso sì, va bene un punto a Catania, però dobbiamo iniziare a fare i punti, perché poi da davanti adesso viaggiano, la Casertana ha vinto oggi contro la Lupa Castelli ed è la più 8 adesso se non sbaglio, quindi non possiamo più permetterci pareggi, cioè non possiamo neanche più essere felici secondo me per il bel gioco, per la buona partita, perché siamo nella condizione in cui dobbiamo magari essere anche meno belli e portare a casa più punti. Sì, Non ho nulla da dire ai ragazzi, però no? Perché di effettivamente è fronte, stata una bella però partita, avevamo devo il Catania di dire. fronte, di No, questo assolutamente, siamo assolutamente. coscienti del Ma fatto che di fronte c'era il infatti dico quello, Catania. nel senso che razionalmente non gli puoi dire nulla. Hanno fatto una grande partita contro una squadra che è comunque forte e va bene il pareggio a Catania. Però adesso sento ancora di più il peso di quelle partite non giocate. Sono già nella Sì. fase in cui mi piango i punti che avremmo potuto fare Va prima bene. per poterci permettere il pareggio a Catania. Certo, vorrei sentire Pino. Pino, noi non ti vediamo, ma forse ti sentiamo. Ci sei? Sì, ci sono, come va? Pino. E allora, dai, dici da Los Angeles come hai visto questo Catania Foggia. Ma io ho visto la partita, l'ho vista e non l'ho vista. Ho visto gran parte della partita la sono riuscita a vedere. E niente, come diceva Giacomo, da quello che ho potuto sentire, sì, prendere un punto a Catania è sembra una cosa positiva, però per quello che abbia potuto vedere. Forse oggi si poteva vincere a Catania, non sono stati molto aggressivi. Il Foggia ha fatto una bella partita, e ha fatto un bel primo tempo e il secondo tempo giustamente è calato un po' la partita e purtroppo non riesco a capire perché il Foggia ha un buonissimo possesso di palo, una buona grinta, però non concretizza. Quindi bisognerebbe un po' finalizzare tutti questi passaggi, tutte queste palle che vanno da Narciso all'attacco. Non so se c'è una statistica di vedere quanti passaggi ci sono prima che la palla arrivi nella porta avversaria, però chissà com'è, ci manca sempre l'ultima moneta per fare 1 milione di dollari. Non siamo 1 milione di euro. Siamo 999.000 euro e 99, ci manca quel centesimo per fare il milione di euro. Quindi così lo vede il Foggia. Una buona squadra, bene messa in campo. Abbiamo giocato a Catania, non abbiamo neanche giocato in casa. E secondo me c'è pure un po' di confusione da parte di De Zerbi lì in attacco per quanto riguarda un po' Iemmello sulla fascia. Vedo un po' di non so come dirla, non so, si vede un po' di caos lì e giustamente nelle ultime partite non abbiamo neanche segnato e azioni gol ce ne sono state poche E basta. e, che dire, domenica prossima con la Casertana speriamo di prendere questi 3 punti che ci mancano da un po' e di andare avanti. La Casertana non può andare così, può avere questo distacco da Certo. tutti, quindi. Cristian, sentiamo un attimo te. Grazie Pino. Sentiamo Cristian un attimo. Tu sei sempre stato molto accorto alle prestazioni oltre che al punteggio. E i punti ci danno torto nelle ultime 3 partite, lo diceva Pino, e comunque dobbiamo portare a casa un risultato, non possiamo farlo prendendo 3 punti, 2 punti in 3 partite.
però di fronte oggi avevamo il Catania, una squadra di sicuramente di alto livello, anche se oggi quella di alto livello sembrava fosse il Foggia, e dall'altra parte puntavano sui lanci lunghi, non sparacchiavano in avanti, poi ogni tanto riuscivano anche a rendersi pericolosi, però non mi è sembrato facessero granché. Tu come la vedi? Io? No, Manuel. Ah, Manuel, sì, scusami, ho inquadrato te, sì, hai ragione, ho detto Cristian, poi... Hai detto Cristian, sì, infatti. Hai ragione, sì. Vabbè, io personalmente devo dire la verità, io pensavo di vedere un Catena completamente diverso da come era stato descritto, anzi, soprattutto anche mi aspettavo di vedere anche un miglior Khalil, siccome si parla di una grande sfida tra Khalil e Iammello. Durante il corso della partita mi sono detto, ma giochiamo Zaccheria o giochiamo fuori casa? Perché abbiamo giocato comunque... Dire bene è poco, abbiamo giocato in un modo pazzesco, contro la palla perfetto, però come ha detto inizialmente Cristian e come anche ho scritto io prima durante la partita in chat, sono mancate le finalizzazioni. Io ho visto soltanto un intervento veramente pericoloso da parte di Agnelli quando sta veramente a pochi centimetri dalla porta verso la fine del primo tempo. Però il problema, signori, sono le finalizzazioni. Certo, sì, avevamo una signora squadra, questo è indubbio, però siccome io noto che c'è sta il come si chiama, la casertana che sta incominciando a prendere il volo, questa cosa incomincia a spaventare anche me, non in modo certo preoccupante. Vedevo purtroppo dalla chat che leggevo di persone che già dicevano che era questo campionato, la fotocopia dell'anno scorso, naturalmente non sono d'accordo. Però, signori, abbiamo avuto secondo me un possesso palla invidiabile. Certo, mancano le finalizzazioni, perché purtroppo non serve soltanto il cuore a vincere, ma servono dei buoni piedi e servono i gol per avere punti. Sì, sì. Certamente è meglio un pareggio fuori casa che una sconfitta fuori casa. Ci portiamo un punto, però un punto, anzi due punti in tre partite sono pochi. Sono un po' la cosa. Sono pochi. Sono pochi. Certo, ripeto, abbiamo giocato bene. Io non mi sento di dire abbiamo giocato male, perché io ho visto che c'è un momento che la Castellana non capiva più nulla, perché i passaggi erano talmente veloci anche in uno spazio di terra. Però non riusciamo a finalizzare. Non riusciamo a finalizzare, e questo ci penalizza molto, capisci? Certo, certo, comprendo benissimo. E... Però, insomma, dopo aver detto tutto questo, noi siamo comunque obbligati a pensare anche ai punti. Questo mini periodo nero finisce, Giacomo, con la Casertana? Ha l'occasione per finire, per dare un colpo di reni notevole? O finisce, perché se non dovesse finire lunedì diventa veramente problematica proprio a livello matematico di punti. Capisco, siamo felici tutti di questo bellissimo possesso palla, ma non stiamo giocando il campionato al possesso di palla, dobbiamo segnare, punto. Secondo me oggi non è stato neanche tanto un problema di finalizzazione, perché secondo me il problema di finalizzazione abbiamo avuto con il Monopoli, dove abbiamo avuto tante occasioni non finalizzate. Oggi secondo me in attacco veramente non c'è stato un mezzo schema, non... Come diceva qualcuno, effettivamente devo dare anche ragione a Cristian. Proprio settimana scorsa si parlava di Iammello sulla sinistra, Iammello al centro. Che lo mettesse al centro, che lo mettesse a sinistra, che decidesse De Zerbi, e lo faceste giocare sempre là. Mi è dispiaciuto vedere tirar fuori Mazza, che ha fatto una grande partita, perché probabilmente non voleva tirar fuori Iammello, De Zerbi. Capisco che il giocatore è tra i più forti che abbiamo in rosa, però se come oggi... non era così incisivo, a differenza di un Mazza che mi sembrava più in palla, metti Viola al centro e lascia Mazza in campo. C'è anche comunque da dire che abbiamo avuto anche il problema che Angelo è uscito fuori prima, forse fosse rimasto sì. Angelo in partita per più tempo, avremmo potuto avere un risultato diverso. Certo, Angelo, parlo dell'altro Angelo brasiliano, con tutto rispetto per Bencivenga, però insomma Angelo è abbastanza devastante sulla fascia. Se non avessimo avuto quel piccolo problema, secondo me avremmo potuto dire la nostra, e forse perché non anche segnare. Ma ha giocato così male secondo te Bencivenga? Cioè questa volta forse Bencivenga ha fatto... No, Bencivenga ha giocato bene, per amor di Dio, però capito Angelo, certo. Ripeto, è uscito comunque molto presto, capito? È certamente sì. Un Angelo, sono già parecchie partite, diceva anche Cristian, nelle partite precedenti, migliora sempre di più, però è uscito questa cosa, però Bencivenga non ha fatto, cioè non è che ha fatto sentire la mancanza, però ha capito, è uscito presto. Certo, la differenza tra un giocatore e un fuoriclasse. Bencivenga ha fatto il suo compitino,
bene, però non c'ha la spinta che c'è, non c'ha la presenza Certo. di Angelo là sulla fascia. Cioè Biagio, Benji Venga, ha giocato in quelle che sono le sue possibilità, e quando uno comunque mette tutto se stesso per quelle che sono le sue possibilità, fino a un certo punto lo si può rimproverare, però ha giocato bene. Sì, io vorrei un po' di attenzione anche su un paio di giocatori che a volte abbiamo criticato, qualche volta invece un po' meno. Su Benci Venga abbiamo già detto. Io vorrei chiedervi se siete soddisfatti di come sta giocando, come ha giocato oggi, come ha giocato domenica scorsa Iammello e Sarno. E Sarno che oggi, allora, soprattutto Sarno si è dato molto da fare. E Iammello, anche il telecronista, che non mi è sembrato molto imparziale, per carità, insomma, però mi è sembrato uno stile Cosenza dell'anno scorso, e ha notato che Iammello non si è fatto notare tantissimo, e questa forse è una delle poche cose corrette che ha detto. Sarno invece è stato devastante, cioè comunque era difficile da controllare, creava grossi vuoti, però magari è mancato qualcosa nella fase finale, proprio nella sua fase finale, nell'ultimo passaggio in maniera più corretta. Cristian, che ne pensi? No, io ero un po' distratto, la domanda non l'ho sentita bene. Se puoi Dai, ripetere. io voglio sapere che ne pensi di Iammello e che ne pensi di Sarno, perché sono Ah, due ok, era proprio giocatori che quello quando allora. Allora era girano, proprio quello. sono Ho capito bene. devastanti. E Iammello Iammello, secondo me, già l'ho detto, cioè non è cambiato molto rispetto alla mia posizione dell'altra volta, insomma, già l'ho detto cosa penso di Iammello. Penso che è un ragazzo forte, un giocatore potenzialmente ancora più forte. Deve migliorare, deve maturare soprattutto di testa, quindi ha bisogno che anche dal punto di vista sportivo un allenatore gli dia il giusto imprinting. E secondo me De Zerbi, come diceva anche Giacomo, sbaglia a farlo giocare in vari ruoli. Dovrebbe avere un ruolo decisivo, definito, e dovrebbe maturare su quell'aspetto soprattutto. Dovrebbe andare a cercarsi i palloni, dovrebbe giocare un po' più in area invece di aspettare che gli vengano passate le palle da gol per finalizzare. Dovrebbe riuscire a sviluppare di più quello che poi è l'intuito di un calciatore che gioca in attacco, cioè l'intuito del gol, che secondo me ancora non ha in pieno. Però questi sono, vabbè, pareri miei, personali, nel Un po' senso che poi distratto l'hai abbiamo visto visto. Lille, io ho visto Galil giocare oggi e ero curioso di vedere Galil giocare contro il Foggia. Anche perché contro De Zerbi, quindi contro una squadra che comunque gioca la palla di prima, e Khalil non ha giocato male. Siamo comunque riusciti a neutralizzare il Catania, ma Khalil è un giocatore che torna indietro, si fa cercare le palle a centrocampo, si spinge in avanti, passa la palla ai compagni, la riceve. Comunque è un giocatore ed è una punta che secondo me ha un ruolo diverso, pur non essendo una punta reale. È comunque un giocatore che ha un tipo di gioco che si adatta di più a un gioco più movimentato. Secondo me in questo momento Iemmello fa parte di una squadra che cerca il gioco movimentato, però ancora non è a quei livelli, E secondo Sarno? me. E Sarno ha Sarno? giocato bene. Secondo me Sarno, il suo ruolo ormai è quello di giocare sulla fascia. Cosa vogliamo aspettarci di più? Che faccia l'attaccante lui? Io non credo che Sarno nasca come attaccante. Sarno deve fare degli ottimi cross alle punte, ci prova, fa il suo lavoro. Sul fischio finale ha fatto un dribbling fino alla fine sulla fascia, portandosi via e lasciando dietro due giocatori del Catania. Cioè, fino alla fine, comunque, il suo ruolo è quello: cercare di arrivare lì, in fondo alla fascia, crossare. Lo schema è quello, e secondo me riesce a farlo. Certo, non sempre gli riesce, certe volte viene fermato, certe volte viene messo a terra, certe volte costringe il raddoppio di marcatura sulla fascia, che forse anche fa parte dello schema. Ma a me, tutto sommato, Sarno non dispiace. Mi è piaciuto anche Di Chiara, che nonostante sia ancora molto, come dire, non grezzo, ancora non ha i 90 minuti nelle gambe, insomma, comunque ha giocato abbastanza bene. Forse questa sua prestazione era dovuta anche al fatto che lui, essendo siciliano, aveva tutti gli occhi puntati
questa sera, però tutto sommato sta migliorando. Io vedo che comunque come possesso di palla migliora, forse ancora nei passaggi non è al 100%. Questo probabilmente sono dovuto a problemi di affinità con i compagni che col tempo si migliorano. Senti, di chi è Recoletti? Al di là di come è andata oggi, ma sono molto più entrati negli Sì, schemi rispetto a quello che soprattutto era. Coletti. Soprattutto Coletti. Coletti mi piace molto. Sono due partite, le ultime due partite, che vedo un Coletti più stabile, più deciso, più portatore di palla, più, come dire, quasi un libero vecchio stampo, insomma, che fa partire, tenta di far partire il gioco a centrocampo. Forse De Zerbi vuole proprio questo. Sì. Ci sta riuscendo bene. Lo vedo testa alta, palla al piede, cerca i giocatori. Mi piace di più rispetto a quello che era il ruolo difensivo, semplicemente difensivo, che aveva all'inizio. Lo vedo più concreto, però Certo. insomma, non so se sono solo impressioni mie, insomma. Vorrei sentire Pino, ci sei ancora? Sì? Ci senti sempre? Noi vediamo il tuo bel Sì. cagnone con bardato come il Foggia. Senti, un giudizio anche tuo. Come vedi alcune individualità del Foggia che sono state criticate, o comunque non dico, magari in alcune partite non si erano espressi bene. Coletti, lo Iacono, che è forse il più costante di tutti. Il reparto difensivo, centrocampo e difesa, dà il giusto supporto all'attacco, secondo te? Ma guardando la partita di oggi, certamente, giocando a Catania, come ha giocato il Foggia, tra centrocampo e difesa, sì. Anche nelle ultime prestazioni che ha avuto il Foggia, ripeto, domenica scorsa i gol sono stati presi per vari fattori, senza ritornarci su, ma i fattori che sono non certo per problemi di difesa, forse il primo gol, ma non il secondo. E oggi pure, sì, da un buon, secondo me, il Foggia ha dato oggi un buon difesa a centrocampo, hanno dato una buona spinta al Foggia per il gioco che sa fare, però, come abbiamo visto, non concretizziamo per varie motivazioni. Certo. Possono Senti, essere motivazioni, una delle motivazioni è quella che secondo me De Zerbi deve decidere cosa fare di Iemmelo, vedere un po' se Iemmelo deve fare la punta centrale o fare quello che sa fare lui. Aspetta la palla e fa l'ultimo tiro. Ma se Iemmelo deve fare la punta laterale, Iemmelo si deve dare una svegliata. Iemmelo deve fare quello che fa Sarno, deve fare quello che ha fatto oggi Khalil, deve lottare per la palla e darla ai compagni, ai suoi compagni di squadra, passare un po' la palla in un certo modo e lottare per la palla, perché come vedo Iemmelo, lo vedo non lotta per la palla, non va sulla palla, non è convinto del gioco, non è senti, convinto. E lì sì, aspetto senza niente, senza. A me sembra che viva la giornata, come una persona che viva la giornata, oh sì, oggi va bene, l'aria tira in questo modo e va bene. Non lo vedo convinto, non lo vedo Pino, deciso. ascoltami, a questo punto, negli ultimi 6 minuti, proviamo a immaginare la battaglia di lunedì, dell'altro lunedì, quando allo Zaccheria scende la Casertana. Ha 8 punti più di noi, penso ormai, sì? C'ha 8 punti in più. 27, noi 19, sì. Perfetto, c'ha 8 punti in più, si possono permettere di uscire con un pareggio e far fuori una concorrente che fa sicuramente paura. Nessuno di noi sta pensando ai playoff, è chiaro, che altrimenti faremo altri ragionamenti. Prova a fare tu un'analisi di come dobbiamo giocare lunedì. Ma il Foggia come sa giocare, come ha sempre fatto.
E poi non c'è una matematica di questo campionato. Questo campionato, oggi il Catanzaro ha vinto in casa contro il Messina. Il Messina ha perso solo contro il Foggia in tutto il campionato. Quindi oggi ha perso la seconda partita il Messina. Quindi ci sono tanti fattori che non c'è nessuna matematica. Certo. Volevo dire una cosa, se possibile. Certo. Non dimentichiamoci che le partite di Lega Pro Girone C si concludono sempre questo gli ultimi mesi tra aprile e maggio, che si incomincia a sapere chi è che appunto può vincere il campionato. Non è che nel B, il girone C è una cosa a parte, un campionato veramente a parte, perché comunque le squadre, chi vince e chi perde, si incomincia a vedere quasi a fine campionato. Non è che come negli altri giorni, che già verso gli ultimi tre mesi c'è praticamente un distacco effettivo della prima squadra dalle altre. Questo vuol anche dire, insomma. Sì, insomma, tu vuoi dire c'è tempo, però noi facendo un'analisi per lunedì, per la prossima partita. No, non ho fatto di tempo. No, facevo una cosa più chiara, un po' più statistica, diciamo, ecco, nel senso che come sono le partite del girone C, il nostro campionato, se comunque si riesce a capire chi può vincere un campionato di girone C verso aprile, maggio, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso abbiamo avuto un Benevento in ascesa totale, poi nella seconda parte è andato scendendo. C'è da Silva Salernitana. Certo. Però noi ci siamo combattuta fino alla fine. Sì, certo. Sì, Pino, ti sentiamo ancora. Volevi aggiungere qualcosa? Scusa, no, dicevo che la partita sarà una partita aperta. E il Foggia, queste sono le partite che può fare il Foggia. Io non ho mai visto una partita dalla Casertana, ma è una partita che il Foggia la può vincere, la può vincere pure con parecchi gol di scatto, se riesce a finalizzare. Certo. Se giochiamo come abbiamo anche giocato oggi, anche Pino, Sì. Sì. Speriamo che con il gioco che abbiamo avuto oggi, la finalizzazione di un paio di buone palle, con la Casertana si vince facilmente. Certo. Beh, ma non ci dimentichiamo che il gioco non è solo oggi. Nelle ultime due partite sempre abbiamo preso un punto, però noi in termini di gioco abbiamo comunque fatto noi tutte e due le partite, questo penso che sia in dubbio. Io mi sono divertito. Lo chiedi a me cosa ne penso della partita con Volevo chiedere a Christian cosa ne pensa della partita con la Casertana, ma non c'è più tempo perché sta per partire la sigla. No. Chiediamo a Christian cosa ne pensa della partita. Io non temo per il gioco. Sentiamo Christian e Giacomo a concludere. Tu non temi per il gioco? No. Problema il risultato? No, il problema è un altro. Qual è il problema? Sentiamo. Hai visto la partita oggi? Sì, l'ho vista. L'ho vista anche tutta, quindi non ho avuto problemi di collegamento che hanno avuto alcuni. Io ho paura. Di cosa? Sentiamo. Dai, parliamo. Dai, qua siamo fra noi, 300-400 persone che ci vedono. Vengono portate così. I napoletani vengono portati così. Ah, tu parli della partita della Casertana? No, quella non l'ho vista. Ho letto un paio di commenti su delle situazioni molto così, come dire, casuali. Sono stati fortunati, è vero? Io ho paura, Biagio, ma non per il gioco. La Casertana da quanti anni non è mai andata in B? No, era il Benevento quello che non era mai andato in B. Benevento. Sì, forse la Casertana ci andrà. Vabbè, comunque, voglio dire, non hanno queste grandi tradizioni. No, però statisticamente, mi rifaccio al discorso di certe squadre vengono un po' agevolate da certe situazioni un po' particolari, mentre poi chi viene accusato molto spesso sono le squadre come il Foggia. Con le scommesse, con le cose strane. Vabbè, però io, se andiamo a vedere altre partite, sono veramente scandalose. Senti, io Christian, ascoltami, io su questo non sono molto d'accordo. Ti spiego perché. In questo momento, se c'è una società che può garantire alla Lega, che può garantire al mondo del calcio in Serie C
di poter fare il pieno come seguito di pubblico, garantire dei campionati regolari anche in termini economici, perché ha la capacità di farlo. Una di queste società, non dico l'unica, una di queste è sicuramente il Foggia. E se quindi parliamo di convenienza, quelle cose che diceva Lotito, è molto più conveniente avere il Foggia in Serie B e non altri. Quindi io non credo che sia questo. Ad esempio la Casertana, se non sbaglio, forse Giacomo è più preparato di me, mi potrà sicuramente contraddire se sbaglio, ma la Casertana è una di quelle società che fa tipo i biglietti popolari a pochissimo, riempie lo stadio, fa un numero di spettatori allucinante che magari supera pure quello del Foggia, non lo so, sinceramente non so, non vado a vedere queste cose, però fa un numero comunque maggiore, perché abbassa veramente i prezzi a prezzi ridicoli, e non vorrei che con quel numero, con quelle statistiche, con quei numeri, poi vadano in società a reclamare o avere del potere. Beh, ma il Foggia, Cristian, hai sentito quando... Cristian, hai sentito? Siamo stupidi da non capire questi giochetti come funzionano. Però come porti i giocatori al valore che trova, insomma. Certo. Cristian, però deve, ascoltami, deve oggi avere, non deve avere senso quello, deve avere senso il gioco giocato in campo, cioè certo. In campo, non il numero di spettatori. La risposta più chiara, Cristian, una risposta più chiara l'hai avuta nelle ultime tre partite che ha fatto il Foggia in casa. Bravo. 10.000, 12.000, 10.000 o 11.000, quanti ne abbiamo fatti? E quanti ce n'erano oggi? Avete sentito i numeri? C'erano meno di 10.000 spettatori, con 4.000 biglietti venduti e 5.000 abbonamenti. Questo cosa vuol dire? Che l'incasso maggiore lo fa il Foggia, perché ha meno abbonamenti e fa più di 10.000 nelle ultime partite. E faccio notare, sì, queste cose non devono valere, cioè nel senso, ho capito, però sei tu che hai detto hai paura che possano in qualche maniera fare dei ragionamenti strani. Secondo me, se fanno dei ragionamenti strani è a favore del Foggia, non li fanno, è evidente che non li fanno. Non lo so quanto conta questo con i ragionamenti strani, quanto contano realmente i numeri di spettatori che riesci a portare allo stadio, perché poi comunque alla fine non è che c'è una piattaforma. Sì, vabbè, a parte SportTube, che adesso vedremo come cambierà e come hanno intenzione di utilizzare questo strumento. Però a parte questo, voglio dire, gli incassi li fa la società rinnova gli incassi, sono i suoi. Non credo che alla federazione interessi bene o male quanti numeri di spettatori porti. No, quello no, però se una società è solida dà meno problemi alla federazione, questo sicuramente, alla Lega. Perché una società solida La solidità di una società non dipende purtroppo soltanto da, almeno dovrebbe non dipendere da questo. A quanto pare può anche non farlo, un buon incasso. Va bene, adesso sentiamo Giacomo, che è la tua coscienza critica, Cristian, perché abbiamo già visto, andato a rivedere... Sì, l'angioletto buono. Allora, dopo l'angioletto cattivo, dopo il satanello, il vero satanello è alla sinistra dei vostri teleschermi, del vostro smartphone, a sinistra c'è il satanello, si vede anche perché si riconosce per il pizzetto, adesso ve lo faccio vedere, si vede il pizzetto, cioè il satanello è così, se lo incontrate questo è un satanello, questo è un angioletto innocente, piccolino, scapigliato, non fa niente di male, buono, sta lì buono, capito? Accompagna le vecchiette dall'altro lato della strada quando vogliono passare col semaforo. Fa così. Allora, cosa dice il nostro angioletto al satanello? Allora, voglio fare una smentita. In realtà la Casertana fa circa 2.000 e 2.500 spettatori in media a partita. Quindi, a me non è una questione di pubblico. Però effettivamente divento un attimo anch'io diavoletto. Vedendo la partita di oggi, il secondo gol della Lupa il secondo gol che ha subito la Lupa Castelli Romani è imbarazzante, ma imbarazzante. Non può essere dettato dalla scarsezza della squadra, perché è chiaramente un gol regalato da ufficio inchieste. Non voglio mettere la mano sul fuoco. È scandaloso, veramente di uno scandaloso, sì. Che non si è mai visto una cosa del genere. Quindi io non sono neanche tanto, non sposo la tesi di Cristian sui favori da parte della Lega. Però la partita di oggi, io vi invito a guardare il secondo gol della Casertana, perché è allucinante, veramente allucinante. Ci hanno provato in tutti i modi a fargli fare quel gol, con un pallone che andava spazzato a 1.000 chilometri, hanno provato a giocarlo, ma veramente imbarazzante, difficile da spiegare.
però sono d'accordo. Vabbè, e adesso però ci devi dire il nostro angioletto, avendo replicato al diavoletto, ci devi dire che cosa, come vedi domenica prossima, lunedì prossimo, lunedì dell'altra settimana ovviamente. Lunedì prossimo io consiglio alla squadra di segnare, basterebbe anche un gol. No, dobbiamo fare i punti, nel senso, come devo vederla? Per forza di cose dobbiamo fare i punti. Poi mi dispiace in realtà che oggi c'è un velo di tristezza, perché è inutile negarlo. Certo. Nonostante una buona partita, purtroppo viviamo di punti, di risultati. Sono tre partite che non vinciamo. Sì, sono tre partite che non vinciamo e due partite che non segniamo. Non credo tanto alla statistica, cioè non possiamo neanche dire, ah vabbè, ma statisticamente nel girone C la squadra a maggio, cioè finisce il campionato, finisce nelle ultime giornate, perché veramente è un discorso che non ci deve riguardare. Noi allo stato dei fatti, no, siamo io parlavo della difficoltà del discorso che faceva Pino, Giacomo, anche perché questa è una cosa che disse anche Biagio in tempi abbastanza non recenti. Io che andavo a commentare della compattezza del campionato, lo so che non ce ne importa quasi nulla, si parla soltanto delle differenze di girone, tutto qua. Sì, sì, okay. Sì. Però diciamo che va bene la statistica, ma attualmente siamo a 8 punti dal primo posto, cioè l'errore che facciamo, secondo me, che faccio io in primis, è di guardare tutte le statistiche, di guardare gli altri i risultati delle altre squadre, e di guardare questo e quell'altro, quando effettivamente dovremmo guardare, secondo me, in casa nostra, dove non stiamo riuscendo a fare i punti che dovremmo fare. Cioè potrebbe perdere, la Casertana potrebbe perdere tutte le partite da oggi fino alla fine del campionato. Se noi non dovessimo vincere da oggi fino alla fine del campionato, noi comunque siamo sempre le sconfitte della Casertana non ci servirebbero, non so come dire. Certo. Va bene, allora io vi metto tutti quanti qui nel riquadro, vi ringrazio per essere stati qui, ringrazio tutti quelli che ci hanno visto e quelli che ci vedranno con calma su YouTube, sulla piattaforma, sul Mitico Channel. Vi invito, colgo l'occasione per invitarvi, perché abbiamo aperto un'altra pagina, anche perché non siamo interessati soltanto alla pelota, al pallone, siamo interessati anche ad altre cose. Oltre alla pagina musicale abbiamo cominciato, esordito con una pagina culturale che, al contrario di quello che spesso si pensa, è partita con un notevole seguito, una cosa che fa sicuramente onore a chi la sta gestendo. Quindi andatela a vedere ogni tanto, non pensate solamente a Iemmello, a Sarno e compagnia bella. Io saluto tutti, comincio e vi do appuntamento alla prossima volta. Saluto Pino che ci segue da Los Angeles. Ciao. Sempre tiratevi su, non vi preoccupate, che sicuramente sì. Riusciremo a fare qualcosa di meglio lunedì dell'altra settimana. Saluto Manuel, lo rivediamo, quindi prima che vada via l'immagine io saluto Manuel. Ciao. Dalla Germania. Ciao. Saluto. Ciao. Il diavoletto, il satanello Christian, che speriamo che non abbia niente di cattivo da dire. Io saluto Vincenzo, che non viene più in chat, però ci segue lo stesso. Ciao Vincenzo. Sì, Vincenzo non è in chat perché, siccome segue una squadra, una valente squadra di basket della Toscana, ha visto solamente una parte della partita, e siccome non ama parlare senza vedere, quindi aveva visto il secondo tempo e non è intervenuto, ma sono sicuro che la prossima volta tornerà dei nostri. E saluto anche Giacomo, il nostro angioletto buono, che invece è un... senti, ci dai una buona notizia, ma possiamo riavere Valentino allo Zaccheria? Perché io non vorrei dirlo, ma da quando Valentino manca dallo Zaccheria... Che dici? Che dici, Giacomo? No, dico, ci stiamo lavorando. Eh beh, allora vediamo di portarlo anche lì. Giacomo vi saluta, ha avuto problemi con la connessione questa sera. E ce ne siamo accorti, la palla non entrava, anche questa era colpa sua. Possiamo portare. Va bene. Serve una mano, insomma. Ciao a tutti, parte la sigla. Un abbraccio, ciao. Ciao.